cammino della settimana. Andiamo a scoprire insieme che cosa ci hai portato. Eccolo qui, Walmart, una multinazionale statunitense che è proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata. Per dare qualche numero, al 31 luglio 2020 aveva all'attivo, quindi all'attivo immagino, 11.496 negozi e club in 27 paesi. Perché questo titolo? Allora, adesso torniamo seri dopo gli scherzi sul nostro Premier. Questo titolo, come quasi sempre per questioni di analisi tecnica nuda e cruda, sostanzialmente è un titolo che, anche come quasi tutti i titoli in questo periodo, sta soffrendo. Ma ovviamente vado a cercare in alcuni casi dei titoli importanti patrimonializzati che non offrano un rischio importantissimo per il portafoglio. E graficamente possiamo vedere se possiamo eventualmente partire dal time frame settimanale di Walmart, certo. Possiamo vedere quella che è la situazione di medio-lungo periodo, quindi partendo addirittura dal 2018 circa, e quello che si va a evidenziare sul titolo è che c'è innanzitutto un chiaro trend rialzista di lungo periodo che si è fermato in area $150 incontrando una resistenza, e chiaramente questa resistenza sta funzionando, ha proiettato verso il basso le quotazioni in area $138 circa, e vediamo come però in area 130 vi sia un supporto, quindi un livello statico orizzontale dove il prezzo già per due volte ha ripreso la sua salita, e quindi è un prezzo che gli investitori probabilmente ritengono valido per comprare questo titolo. I supporti, le resistenze non è che funzionino per magia o perché qualcuno non conosce analisi tecnica, funzionano perché sono dei livelli ai quali, visto il fatturato, il dividendo, eccetera eccetera, gli investitori dicono: ok, a 130 questo titolo, in base ai suoi dati fondamentali, è conveniente acquistarlo. Quindi, al di là delle turbulenze e così via, Walmart è un colosso mondiale, e quindi potrebbe essere che ancora gli investitori a 130 reputino interessante comprarlo. Non a caso già per due volte negli ultimi anni è stato un livello di acquisto. E sul time frame inferiore, quindi mi riferisco al time frame daily, andiamo a vedere proprio in maniera ancora più precisa, vogliamo spaccare il capello in quattro, andare a vedere come quel livello sia un supporto doppio. Vediamo cioè la trend line obliqua discendente, un taglio, si dice in questo caso dinamico, che per alcune volte ha funzionato come resistenza, per alcune volte come supporto. Vediamo che se il prezzo tornasse in area 130, quel taglio obliquo coinciderebbe, si va a intersecare nello stesso punto della retta orizzontale formando una doppia area di supporto, per cui va in watch list per me Walmart con $130 come livello sul quale cercare il rimbalzo in ottica di medio periodo a favore del trend primario. Ok, e questo è il titolo nel mirino della settimana. Naturalmente approfondimenti li potete fare direttamente con Enrico J. Poi Enrico, prima o poi faremo un po' il punto sui titoli che presentiamo in questa nostra piccola rubrica, appunto il titolo nel mirino, per vedere anche come vanno visto il momento di mercato particolare.